Ciao ragazzi! Ci siete? Intanto provo diversi filtri mentre aspetto Elisa. Vediamo se c'è Elisa. Amo! Eccola! Fammi mettere un filtro che mi sono appena svegliata. Ma diciamo buongiorno! Amo, buongiorno! Aspetta che trovo un filtro decente. Sempre bellissima però! No, amo, diciamo, cioè, veramente, ragazzi, sono appena svegliata, c'è un viso così. Bella, non ce la sempre posso bella. fare. Ma come va lì a Tulum? Tu sei a Tulum, giusto? Sì, sono a Tulum, ma io Tulum così deserta non l'ho mai vista in tutta la mia vita. Cioè, sono abbastanza sconvolta perché io sono andata via dall'Italia. Ma tu sai che anche tu fai moda. Ne ho approfittato perché sono andata a fare un giro in Brasile a fare un po' di ricerca di tessuti perché volevo fare la collezione nuova sia di costumi che poi anche di cose sportive. Se non che vado, faccio un po' di ricerche, vedo un attimino quanto costano di là i tessuti. L'Italia tutta in quarantena, dico Madonna, che cavolo combino. E poi sono venuta qua in Messico. Ma lì la situazione è un po' meglio, cioè voi potete andare in spiaggia, com'è? Allora, realmente... riuscite a muovervi? Amo, qua ha iniziato proprio da una sola settimana la quarantena, che è, tipo Acapulco, alcune zone del Messico. Acapulco, Cancun, alcune zone del Messico, Playa del Carmen, così hanno tolto anche tutte le spiagge. Però, tipo, io ho la spiaggia qua, a Tulum, perché cioè, ho l'hotel proprio di fronte al mare e a noi la spiaggia non l'hanno tolta perché dicono che tanto siamo quattro gatti e non ce la tolgono, quindi meno male. Che bello, ma io ti vedo in location pazzesca, ti vedo lì al mare, super in forma, a fare sport. In questo... sì, perché ne ho approfittato, dato che non siamo... un po' con l'immaginazione. Sì, ne ho approfittato, ho detto... Ho approfittato, dato che non c'è niente da fare, allora ecco, facciamo, aiutiamo anche le persone del posto, qualsiasi persona fa qualcosa, ci siamo uniti perché l'unione fa la forza. Il mio amico fa yoga e quindi ci fa classe yoga gratis. Sono riuscito a trovare un figato, personal. Ho visto le foto, ho visto i tuoi video, le cose, è fighissimo. Lui fa aereo yoga. Io ho provato una volta, Com'è andata? Ma che tipo di yoga fate? Cosa fate? Perché so che ci sono vari tipi di yoga, giusto? Sì, amo, aereo yoga è praticamente lui ti solleva e tu inizi a fare tutte le cose un po' acrobatiche, poi ti scioglie tutti i muscoli, però è molto semplice, lo devi provare, poi ti passo il contatto di Giancarlo, lui è bravissimo. E che figata! Sì, così facciamo vedere anche qualcosa ai ragazzi. Ma facci vedere qualcosa, una posizione tipica, dai, fammi vedere cosa hai imparato. Dello yoga? Fammi vedere qualcosa. Vuoi ridere? Sì, vai. Aspetta che sono in cucina, non so se si capisce. Aspetta un attimo. Se cade non mi dite niente. Dai, perché con te devo parlare per forza, c'è un fisico pazzesco, dobbiamo parlare di healthy, di food, di fitness, almeno vadiamo così in questo tempo insieme, vai. Speriamo che non rompo niente. Allora, praticamente... Fantastica. Mettiamo le mani... Questo è quello per l'altro giorno, non puoi capire. Mettiamo le mani così. Sì? Aspetta che va tu. Ragazzi, da casa provate, vai. No, aspetta, nel senso... Oddio, io l'ho provata e ci sono riuscita, però non so se ci riescono tutti. Vediamo un attimo, allora, mettiamo le mani così. Ok. Allora, mi diceva Giancarlo, dobbiamo fare un triangolo. Poi devi mettere le mani qua. Sì? E trovare l'equilibrio per salire. Mazza, brava, oh! E poi fai tutto lo sperimento. Brava! Brava! Amo, ci riprovo anche te. Ti provi? Sì, dovremmo fare più Elisa challenge. Qua. Facciamo la challenge. Facciamo la challenge posizione c'è yoga. No, Giancarlo non c'è perché è in albergo, no, questo è con gli altri ragazzi, noi ci siamo, io sono tra albergo e casa del mio fidanzato. Ok. Ci voleva. No, brava comunque, per la prima volta, io sapevo fare la verticale, la so fare ancora perché facevo ginnastica artistica quando ero piccolina,
e so fare la verticale. No, la ma ruota, questa invece è tutta, questa è tutta questione di equilibrio, eh? Cioè, nel senso, non vi fate male perché sì, la testa è appoggiata qua. Quindi sì, dovete solamente mettere la incanalata qui, come un triangolo, cercare di trovare l'equilibrio, più rimanete in piedi, ormai è come... Esatto, esatto. Dice, più rimanete in piedi, più fate già come sforzo e leva. Ecco, bravissimi ragazzi, mi raccomando. Allora, aspetta un attimo, poi... Tutti scrivono amo. Io... Poi ti dirò, su Amazon ho trovato un sacco di cose. Tu come ti stai allenando a casa? Io? Con mia figlia . E con la camminata. No, faccio uno scherzo, faccio anche una passeggiata, perché io sono in una zona tutta di villette qua in Sicilia, e quindi faccio sempre una camminata di un'ora e poi un po' di squat, quello. Poi in più a prestandina tipo dalle 9 fino a mezzanotte, quindi va bene. Sì. Ma è lì? È di là, è con una, che sta giocando, sta guardando TV, sì, è lì che sta giocando, sì, a un momento. Dopo se passa me la mostro, ma bellissima, amo, bellissima. Sì. Comunque guarda, la differenza, sì, poi è secondo me, la differenza secondo me di quando stai dentro un programma televisivo a quando stai a casa... è che nel programma televisivo tu non mangi, sì, perché ti senti addosso sia la gente che le telecamere. A casa io mi sveglio e comunque inizio a stuzzicare, e nessuno mi dice niente. Quindi quello è il problema. Quindi, vabbè, ma comunque sei in formissima, oh. Adesso. Sei in formissima, sei ancora più in forma di prima. Magari, sì. Beh, mi sto... No, ma perché no, ma sto gustando sullo sport. Alla fine... Beh, uno stile di vita sano comunque paga, cioè alla fine non è che non bisogna mangiare, anche quello da insegnare ai ragazzi a casa secondo me è quello, non è che non bisogna mangiare. No, okay, io mangio tantissimo, basta fare un... Cioè comunque tu sei una taglia anche 40, tu. Voglio dire, 38 anche. Quindi comunque mangiare sano e muoversi un po' hai già fatto, non c'è bisogno di fare quelle cose drastiche, sai che ci sono quelli che non mangiano a pranzo. Questo è tutto, io la dieta la sconsiglio a tutti, io proprio la dieta io la sconsiglio a tutti, perché non esiste una dieta, che fai una dieta una settimana e poi dopo li riprendi. Io proprio consiglio uno stile di vita, proprio da tutta la vita, cioè io mi sveglio, mi faccio, non so, il mio avocado, perché poi ognuno di noi conosce il proprio corpo, cioè se non ti piace una cosa e uno te lo scrive che la devi mangiare, non mangiarla. La dieta secondo me è proprio in base a proprio a te stesso, ti ascolti, dici oggi, ma anche per dirti quando c'è le tue cose, che abbiamo bisogno di cioccolato, è perché evidentemente il nostro corpo proprio ne ha bisogno. Sì, mangiamolo questo cioccolato, non tanto è vero, una volta al mese. A sentire il proprio corpo, è vero, totalmente. Ne parlavo una volta con la nutrizionista tempo fa. No, è vero, tempo fa, quando ero più piccola, quando facevo la modella, mi ricordo una volta mi sono trovata a parlare di questo con la nutrizionista, no? E lei diceva, devi assecondare, sentire cosa vuole il tuo corpo, di cosa ha bisogno. E ci si può concedere tutto alla fine, no? Nel benessere, nel limite delle cose. Anzi, io so che fare cose troppo castranti ti fanno sviluppare anche il cortisolo, quell'ormone dello stress, e praticamente uno anziché dimagrire ingrassa. A me è successo quando c'ho la modella anni fa, per esempio. Quindi, no, assolutamente. Beh, e quindi qual è il tuo piano di alimentazione? Dai, spoiler, allora. Colazione, pranzo e cena, vai. No, aspetta un attimo, vi faccio vedere solamente tutte le cose che abbiamo comprato, macro e microbiologico. Vai, perché io... No, ma sai perché te lo chiedo? Perché vedo che tu ti alleni, c'è tutto il tuo food bellissimo, quindi mi piace sapere un po'. Vai. Okay. Facciamo chiacchiere fra donne, raga. Chiacchiere fra donne. Io adoro, tipo, tutte queste gallette di riso, che hanno pochissime calorie. Hanno tipo 30 calorie. Ma non è tanto quello, più che altro che le sento proprio leggere, sono facili, con uno spuntino veloce senza dover cucinare. E le ho prese tipo di riso, di quinoa, qualsiasi roba. Buone! Questo anche spuntino. Mais, ti prendi o no? Mais un po' meno, perché a me il mais un po' non è che mi... Sì, però comunque sì, a volte sì. Allora, la matcha. Che non aspetta, raccontami il mais, cos'è il matcha? Allora, matcha messicana, praticamente
La matcha, cioè, noi la conosciamo per il tè di matcha, oppure lo mettiamo nel cappuccino, però la possiamo mettere in Sì, qualsiasi frullato. Cioè, infatti. realmente è polvere, quindi cioè, noi la Cioè, possiamo perché queste tranquillamente. proprietà? Perché? Allora, mi sembra che c'è delle proprietà, tipo, se non voglio sbagliare, però non voglio farti credere. La matcha dovrebbe comunque, cioè, sempre nella digestione e comunque, dato che è una radice, tutto dovrebbe essere antiossidante. Comunque fa benissimo. E poi è buono il sapore del matcha. Anche della circolazione, il matcha. Io mi ricordo una Sì. mia amica, una modella argentina che avevo conosciuto a Barcellona quando lavoravo lì, facevo la modella, che beveva sempre questo matcha dentro quella specie di zucca, cos'è? Quel contenitore in Ah cui no, bevono il matcha, amo, c'è no, questo. no, no, quella è l'erba No. mate, quello è il mate. Ah, quello è il mate, è vero, mi Sì. sono confusa. Ah, Quello serve tantissimo uguale, eh? Serve tantissimo il è mate, vero, quello era l'erba il mate. mate, mi sono confusa. Tutti gli Invece il argentini lo matcha. usano? Tutti gli argentini lo usano per attivare, quello è il mate, cioè tipo ti fa, è tipo 2 volte più del caffè. Super Ah accelerante, ti accelera. Ti fa dimagrire, ti drena, perché comunque è sì, un caffè. E drenante, poi bevi. infatti. No, no, invece il Fantastico. matcha è proprio una cosa a parte. No, ma ce n'è un sacco, tipo la moringa, per dirti. Cos'è? Oppure... No, vabbè. Raga, La ma qui si fa moringa. un sacco di cose. Cos'è? Raccontaci anche questo. Io ho troppa Allora, amo confusione. Vai. moringa. La L'aiuto al moringa per la pubblico, vai. pelle, per la pelle, la vitamina A. Poi, fammi vedere. Ah, sì, questo qua è perfetto. Mazza, ma Questo sei qua. più attrezzata di un'erboristeria, di un centro detox, sei pazzesca. Sì, perché noi qua siamo comunque sia in quanto Ciao 4-5 Rossella. ragazzi. Siamo in 4-5 Sono tutte ragazze, gente quindi che ci ci. salutano, poi sono le ragazze. Fa vedere. Argentina si usa il mate. Qua parlavo di Bravissime, ragazzi. amatriciana, volevo l'amatriciana la prossima volta. Quella Perché arriva. sono No, quelli ragazzi, salti. ma non vi Sì, preoccupate che dice. la salsa ce l'ho sempre e la pasta l'ho portata anche in Messico. Vedete che c'è la Da pasta buona italiana. italiana. Oh. Ah, buona! Cos'è la rummo? Sì. La rummo era? Sì, Io l'ho amo. cucinata giorni fa, io adoro questo ma adoro rummo. Cioè, per capire, Ma pasta vabbè. rummo, pasta... No, no, c'è cioè la pasta rummo, sì. No, Brava! ragazzi, abbiamo di tutto Rum di più, perché italiana. ovviamente... Doc, tu mi devi insegnare qualche ricetta. Io ti insegno a preparare bene lo spaghettino con le vongole. Quando sarai qua te lo preparerò, perché ho la ricetta speciale, perché io praticamente sai com'è che lo fai buonissimo? Allora, compri le Come? vongole veraci, no? Le lasci asparagare un'oretta Sì. dentro un contenitore di plastica Sì. con un pugno di sale. Per togliere la sabbia, Sì, sì. quindi con un pugno di sale. Dopo un'oretta le puoi, le sciacqui, e cosa fai? Le metti in una pentola, quella della pasta, no? Una pentola, senza acqua, senza nulla, e si aprono nell'arco di 7 minuti, ok? E tu cosa fai? Alcune le lasci col guscio, altre no, e le metti in un contenitore. L'acqua che loro buttano, la filtri e te la metti in un bicchiere. E poi fai padella, soffritto, olio, aglio, prezzemolo, butti dentro le vongole, l'acqua che loro hanno buttato, e un cucchiaino di farina che serve a rendere la cremina, per farle tutte pasticci, belle cremosine. E quello è il segreto. Quindi un Molti po' di chef argentini farina. mettono anche un po' di burro. Io si mette un cucchiaino di farina che te le rendono o farina o pangrattato, che te lo rende bello cremosino, così si attacca, sai che c'è quella cremina. Madonna, che fame che hai fatto vedere, sono le 11:30. Sì, La farò colazione. Comunque buonissimo. mi faccio tutti questi frullati con anche il collageno che No, vabbè, serve, che figata! con la biotina, l'acido ialuronico, però in Che polvere. figata! Quindi faccio Buono! sì, proprio di prima mattina, poi faccio anche il bol di açaí, non so se conosci l'açaí. L'açaí sono le bacche di açaí, giusto? Anti-age, Sì, però giusto? sì, noi lo compriamo praticamente congelato e facciamo praticamente questa bowl che rimane come se fosse un gelato e poi sopra ci metti la granola, spezzi la banana e metti un po' di miele. Questo qua, Buono! sì, in Brasile tutti mangiano l'açaí, anche qua in Messico.
Infatti, ho sentito parlare, poi in palestra mi sa che avevo provato qualcosa del genere. No, ma cosa dicono? No, i ragazzi mi prendono in giro perché quella volta anziché scrivere le vongole con guscio, ho scritto le vongole col cuscio. Cioè io faccio queste cose in velocità. Poi ma sbaglio, scrivo i post, li cancello, sono come i dodicenni, io ho questo modo così. Ma sì, ma infatti a me piace perché sembra proprio una bambina. Ma poi lì, cioè, noi non abbiamo passato troppo tempo insieme, però dovevamo... Io perché comunque la mia intenzione amo era che non riuscivo a rimanere rinchiusa. Non riesco. Quindi io avevo un po' fatto la mia strategia dicendo, vabbè, a questo punto mi faccio un po' odiare da tutti così fuori dalle balle. Vado via. Vado via. Perché realmente... E poi è difficile. Sei troppo un animale libero, secondo me tu sei troppo gitana come spirito, no? Cioè sei troppo un essere libero per stare lì, è pesante stare lì chiusi per un essere libero come te, no? Tu sei una cosmopolita, una che viaggia, una che è sempre in movimento, una che fa mille cose, io ti vedo così, no? Che succede? Aspetta un attimo, ma sei seria? E chi è che ti ha chiamato? Dio. Che cade? Però è successo un incidente e non puoi andare? Vuoi andare? No, il nostro amico però ha fatto un incidente. Cavolo. Madonna. E qualcuno ti ha chiamato col suo cellulare? Oddio. Adesso vediamo cosa fare. Cavolo. No, ma dai, sono sconvolta. Mi spiace, ma è una cosa pesante, grave. No, ho fatto un incidente, praticamente è un ragazzo che cioè molto, molto, molto vicino alla mia amica. Aveva fatto un incidente e niente, adesso vediamo un attimo cosa fare, se ci dobbiamo andare... Però lui è a Miami, quindi è un po' un casino. Cioè, realmente da qua sono due ore, però è proprio un casino proprio entrare, spostarsi, muoversi. Che momento che stiamo vivendo, Eli, veramente. No, che anche quando c'è veramente bisogno di potersi muovere, come in questo caso, vedi, cioè, c'è una persona molto, molto cerca, cioè, vicino a noi, cavolo, se succede qualcosa, la prima cosa che farei sarebbe prendere un aereo e andare in avanti, ovviamente, a trovarlo. In questo caso qua, comunque sia... Tutti gli aerei sono bloccati, non ti puoi muovere più di tanto e anche quando succedono le cose gravi non te ne puoi andare, cioè non puoi, è terribile, non puoi viaggiare. Guarda, il mio migliore amico ha perso il padre a Pordenone, io in altri tempi sarei stata con lui e non ci sono potuta essere, è stata una cosa terrificante. Perché come facciamo a viaggiare? Lo so. Infatti guarda, io tutti i giorni, Cliff, tutti i giorni parlo con mio padre, io non ti dico che... Sono lì per lì che dico con i miei, rimanete a casa e tutto quanto, però ti giuro, sono ormai tanto tempo che sono fuori, sono due mesi. Dico, io non so che cosa non darei per tornare, dare un abbraccio come facevo solitamente e poi ripartire, almeno tornare. L'altro giorno poi quando è stato un mezzo fa mi sono talmente impazzita che ho chiamato l'ambasciata italiana in Messico. Però vabbè, mi sono calmata. Siamo, ero preoccupata, ho detto, ma cosa sta succedendo? Ma come andrà a finire? C'è la Farnesina che prende i voli, che possiamo tornare indietro, ci possiamo muovere, qualcosa. Ormai sono due mesi che non ci fa sapere niente. Quindi è un po' così. Senti, qua chiedono Paolo dov'è? Tutti chiedono dove Paolo dov'è, stanno impazzendo, c'è qualcuno? Vabbè, poi ci sono anche quelli là che raccontano tante corbellerie. No, ma sai cos'è che succede? Che io abbiamo tanta gente che ci ama, no? E dice delle cose stupende, sogna con noi, che stiamo bramando, desiderando questo momento in cui ci incontreremo. E sì, non vedo l'ora, sto impazzendo per altro. L'amore vince sempre. Sì, sempre, vince su tutto e tutti. Poi ci sono anche quelli là, gli uccelli del malaugurio, che dicono corbellerie. Tipo, ieri io non ero lì, né presente nella diretta tra Paolo e Nick delle Iene, ma non perché, cioè, ma perché comunque stavo facendo altre cose, ero al telefono per delle robe di lavoro, dietro a mia figlia, dietro mille cose, come oggi Paolo, certo. Anche lui c'ha i suoi impegni, la sua quotidianità, che può essere per forza lì, e se non è nella diretta, allora non è innamorato, allora abbiamo litigato. Però purtroppo ci sono queste persone che vivono così la cosa ed è veramente ogni tanto invadente. Allora, ti dico una cosa.
Allora, può essere bellissimo, ma allo stesso tempo bruttissimo, iniziare un amore davanti a tutti. Mediatico. Prima di tutto, mediatico, brava. Perché... Brava, tipo, io ho iniziato un amore qua, ok? È un ragazzo bellissimo, magnifico, però non ha Instagram. Brava. Non gli interessa niente di social media, queste cose qua. Quindi per me è il mio amore segreto, nascosto, cioè amore che è così forte che nessuno si mette tra me e lui, perché comunque a lui non interessa. E non inquina, e non ti inquina, non inquina delle dinamiche, e non inquina, esatto, te stesso in primis. Esatto, esatto. Però ti devo anche dire una cosa, l'amore mediatico è anche bello, perché quando è bello, puro e tutto, cioè tu vai in giro per strada, cioè... Siete voi due, siete una forza, siete due colossi, avete tanto appoggio, date il buon esempio, ci sono anche un sacco di pro. Sì, è vero, è vero. Ma infatti bisogna sempre concentrarsi sui pro. Io a volte quando sono troppo invasa da quegli uccelli al malaugurio mi concentro sui pro, mi concentro su quelli che mi dicono, che ne so, ho 57 anni, stavo perdendo il rapporto con mio marito e grazie a voi ricredo di nuovo nell'amore, ho recuperato il rapporto, ho gente come me che aveva avuto delusioni d'amore, no? Delusioni, storie finite male, separazioni, come nel mio caso, e diceva, cavolo, mi ha dato la forza, ma sia uomini che donne, di rimettermi in gioco, perché no? Poi soprattutto, poi soprattutto tu sei una bellissima ragazza, giovanissima, però con una figlia hai trovato anche un ragazzo più piccolo, quindi tante persone dicono, caspita, se ce l'hanno fatta loro, perché ogni tanto hanno problemi con l'età, ogni tanto hanno problemi, altre ragazze dicono, cosa faccio con una bambina? C'è sempre la seconda opportunità, anzi, forse, secondo me, puoi ritornare ancora più innamorata del primo vero amore, no? Perché è quell'amore che proprio cercavi e desideravi. Sì, brava, hai colpito nel segno. Sì, è così. Divento stupida quando penso a questo, però è così, è vero. È proprio così. Può essere ancora più intenso perché è quello che è sempre desiderato e arriva anche in un momento inaspettato e arriva con un fulmine a ciel sereno ed è bellissimo. Totalmente. Non vedo l'ora comunque di vederlo, non vedo l'ora di vederci, non vedo l'ora che passi tutto questo, Eli, perché è tutto strano. Io mi sento in questo momento, con questa pandemia, sembra che stiamo vivendo tutti quanti un film. Sai quelle pellicole americane? Lo so. E cosa te lo dico io all'inizio, te lo giuro, io quando la mia reazione è stata isteria totale, ridere, perché dico, no, non può essere, non può essere, non può essere. E poi dopo, boom, mi sono calmata perché ho detto, ok, va bene, cosa possiamo fare? Cioè... Veramente ho dovuto, il mio cervello è partito in quarta, è partito in quarta perché non può essere che io esco da una casa per non essere rinchiusa, adesso c'è una pandemia mondiale, non sappiamo, no, me la sono proprio presa un po' da surreality, cioè. Sì, non si sa da quando finirà, non si sa come continueremo, come cambierà. Oh, ragazzi, comunque tra l'altro la donna delle pulizie è sempre la maschera. No, vedo. Cioè, qua a Tulum non ci sono casi, però io quando esco qua sempre maschera, guanti. Perché? Perché adesso non ci sono casi, però boh, che ne sai, arriva uno, non lo so io, arriva uno da là, tocca una roba, mi appiccico tutto quanto, ragazzi, qua a Tulum mi prendo qualcosa, sicuro che se vado in ospedale esco con 10 malattie in più. Cioè, il Messico non è super apprezzato. No. Ma una cosa è lì, però lì i ristoranti continuano, vero? No, sono aperti? No. No? Per quello ci siamo andati a fare tutti in casa. No, allora, diciamo che da quando è iniziata questa cosa siamo rimasti veramente in quattro gatti in tutta Tulum. Ci sono i ristoranti che sono quelli degli alberghi ed è una cosa. E funzionano quelli? Sì, quelli sì. Quelli devono dare servizio, per forza. Perché avete comunque sia 10-15 persone in albergo, dovete dare almeno il servizio della possibilità, dato che non c'è la cucina, colazione, pranzo e cena. Però noi possiamo andare anche lì a usufruire praticamente dell'albergo di fronte al mare, in spiaggia, ci facciamo queste colazioni, pranzi e cene. Però poi ristoranti, no, ma secondo me non è che hanno chiuso per dovere, hanno chiuso perché hanno capito che
non... Poi alcuni hanno proprio anche chiusi con le multe perché magari hanno esagerato un po' troppo, perché alle 8 c'è, alle 8 di sera qua non si può più camminare. Non so come si dice. C'è il ah, dalle 8? Coprifuoco sì. Praticamente. C'è il coprifuoco alle 8, sì. Vabbè, però da vabbè. Noi dal 18 maggio dicono che a quanto pare riapriranno i ristoranti, però solo per servizio, takeaway. Cioè... Sì, asporto, voglio dire, quindi comunque... Ma io voglio fare un punto di vista. Allora, abbiamo imparato tutti a cucinare in questa pandemia. Tutti, dai, ci siamo messi i fornelli. Fare dolci, io non li avevo mai fatti. Io ancora non l'ho mai fatto, devo impararne uno. Consigliami uno che li posso far provare a tutti. Io voglio fare il tiramisù, secondo me, è più facile. Brava, vai sul sicuro. Nazionale, vai sul sicuro. Più facile, sì. Però il tiramisù mi mancano i savoiardi. Mi mancano i savoiardi. Qua in Messico. Cosa ci posso fare alternative? Trova dei biscotti alternativi, qualcosa un po' che si può inzuppare. Tipo... Mm-hmm. Noi quella volta con quali li abbiamo fatti? Noi avevamo fatto dei biscotti... Con i pavesini di solitamente si faceva in alternativa. Brava, pavesini. I pavesini li trovi lì? Vediamo, non credo. Boh, ma mi metto a cercare nel reparto dolci messicano. Adesso no, fai il tiramisù alla De Panicis, metti dei biscotti lì che trovi in Messico un po' strani, no? Cioè, sì. Praticamente messicani che magari si assimilano, che sono vicini a quelli esteticamente, no? E come consistenza. Potresti fare così. E lo chiami il tiramisù alla De Panicis. Poi voglio lo scatto, però, eh. Ovvio. Non è super figa col tiramisù e a forma di cuore. Sì, ma tra l'altro, cioè, poi vorrei dire una cosa. È incredibile che ci sono due italiane in casa, perché sono io e la mia migliore amica, e alla fine cioè, sono i messicani che cucinano a noi, non le italiane che cucinano a loro. I maschietti cucinano? Grandi! No, io non so cosa li insegnano qua in Messico, ma sono i maschietti. Bravi! Ma di tutto di più al forno. Cultura maschilista, quindi, meno male! Che noi siamo sì. Un popolo così macista qua in Italia. No. E loro poi, appena c'è sui fornelli, la prima cosa che si fa... Oppure stai lavando i piatti. Leonore Rita, ciao ragazzi, salutiamo Leonore Rita. Ciao Ele. Ciao Rita. E ci dicono, in cosa vi possiamo aiutare? Cioè, lavano i piatti. No, ragazzi, cioè, questi messicani si piacciono. Tutti i maschietti? Cioè, no, ovviamente beh. Lo facciamo anche noi, però loro proprio si mettono anche... Quindi i maschi li cucinano e lavano i piatti. Top! È così che bisogna... Italiani, prendete esempio! Bisogna... Cioè, dovrebbe essere così, capito? Beh, fanno sentire sicuramente le donne delle principesse, comunque. Sì. Sì. Poi la cucina messicana è eccezionale. Che ti fanno? Burritos? Che cucinano? Fai allora... No, loro sono... Vabbè, parte il guacamole di prima mattina. Sì, il guacamole di prima mattina. Poi fanno queste uova così con il pomodoro sopra sempre di prima mattina. Però fanno anche tanti secondi, un sacco di cose. Guarda, ma poi io sto imparando delle frutte qua che non avevo mai visto in tutta la mia vita. Cioè, tipo, sì. Come se c'è qualche frutta? Vai, facci vedere. Allora... No, fantastico. Cioè, tipo... Ragazzi, io appena... Ui, perdona. Cioè, tipo, io appena... Ma frutta, verdura, io ho scoperto questa frutta qua. Che cos'è? Che bella, ragazzi, che strana. No, voi non potete capire. Allora, sono andata al supermercato, ho detto che c'è... Mi sono scocciata, c'ho curiosità. Ho comprato tutto il reparto frutte rare, cioè del messicane, con tutto il reparto... Anche verdure particolari, se tu puoi scegliere delle verdure nere. Amor, come si chiama questo? Perché non mi ricordo come si chiama. Come si chiama? Mamei. Si chiama Mamei. Bueno. Hablame cioè. En español, por favor. Vale, perfetto. Pues el Mamei está increíble, espectacular. O sea, lo probé el otro día. Ay, me muero. Che ricco. Ha le stesse calorie della papaya, ma è 10 volte più buona della papaya. Quiero comerlo proprio... per il mio desayuno también, baby. Sì. Buono. E invece quell'altro mele che hai detto prima, com'è che si chiama? L'altro frutto che dicevi prima? Quello lo stavo cercando, aspetta. Adesso io lo chiedo alla donna qua del...
e spero che no, non mi posso lamentare, ragazzi. Paolo, no, a che lamentarmi? Paolo è pazzesco, e Fornelli è veramente bravissimo. Sì. No, mi dicono Eli che non mi posso lamentare perché Paolo è il numero uno e Fornelli, è vero. Infatti non vedo l'ora di mangiare nuovamente la sua matriciana e tutte le altre cose che mi ha promesso. Ma, tipo, cosa ti sta cucinando? Ah, guarda, lui, ragazzi, l'ho perso, ma l'ho appena ritrovato. Cioè, no, praticamente il frutto, la cosa che ti dicevo è questa. Che è una cosa tapioca? Tipo tapioca? Non lo so, come si chiama questo, amor? Come si chiama? Se lo chiedo alla donna perché non ho la minima idea. Platano, no. No. È tipo... Buono! Sta tipo di patata. Adesso io chiedo alla donna perché... Pietra, come si chiama? Yucca. Ah, la yucca. Ah, la yucca! Sì, buono! E quindi mi sono sperimentata tutte queste cose. Ma noi dovevamo allenarci, noi stiamo a Magnacqua. Che meraviglia! Che c'è, amore? Ma... Che mia figlia si è messa lo smalto. Mostra? Che bello! Bravissima! Sta giocando ed è con lo smalto fucsia. Ho questo smalto fucsia, quindi l'ha messo sui piedi. Niente, lei... Poi ogni tanto viene e mi fa, mamma, ho composto una canzone nel mio studio e canta. Come il papà? Sì, come il papà. No, vabbè, sì. Comunque da te esce pazzesca. Cantante, ballerina. Sì, ultimamente mi ha detto, vuole fare la cantante e la ballerina. Io ho detto, come? Io ho detto, no, preferisco tu faccia, amore, l'avvocato, il commercialista, non lo so. L'amore è artista perché ce l'ha dentro. Sì, è molto artista. Ma idem con patate mia figlia, cioè che non ce l'ho ancora, ma dovrò farla. Sarà così. L'ho fatto in questa quarantena. Sì. Ma è così, Eli, perché l'atmosfera che respirano, mia figlia veniva con me in radio, viene con me la Fashion Week alle sfilate. L'atmosfera che tuo figlio sarà per forza così, perché tu sei un eclettico, una creativa, una cittadina del mondo, è così. E quindi i figli, respirando tutto ciò, hanno quello. No, ma assolutamente. Senti, ma a me che mi sono date tutte le date, qualsiasi date che volevo fare, cioè Festival di Cannes, niente. Lo so. Forse il Festival di Venezia, bisogna aspettare. Venezia non si sa, dici che lo fanno? Sì. Secondo me sì. Dici? Ma lui è il tuo ragazzo? Dicevano prima sì. Tarzan. E lui? Ma come Tarzan? Amore, sì, no, sì, l'hanno scritto qui, i ragazzi hanno scritto Tarzan. No, ragazzi, sta cucinando addirittura. Ah, è vero che avevo visto le foto, ma siete bellissimi insieme comunque, complimenti. Sì. Belli. Adesso perché c'hai i capelli sciolti. Ti trovo con un'altra luce, Eli. Ti trovo con un'altra luce, sai? Ah, ma sì, ma assolutamente. Ma guarda, quando ti prendi un po' questi personaggi della tua vita, questi amori tossici. Ma sì, cioè, io ho passato veramente. Ragazzi, questo è un consiglio che lo do, spassionato a tutti. Vai a vedere, quello di batteria. Perfetto. Consiglio spassionato a tutti. Passate con una persona ti faccia veramente sentire bene. Perché non c'è bisogno sempre di litigare, di stare lì, di stare appresso a una persona che ti fa venire il nervoso e che la vuoi, non la vuoi. Quello è un amore... E che sia un legame tossico, soprattutto. Che si innesca un legame tossico. Assolutamente. Quando trovi una persona che ti sta di fianco, c'è. In qualsiasi momento. Anche quando sei struccata, sei storta, c'è i cavoli girati. C'è una persona che veramente ti dà un apporto. Ti ama in toto, che ti ama in tutte le tue sfumature, in tutte le tue sfaccettature, anzi, ti ama tutti i tuoi difetti. Perché non ti quando trovi uno, poi. Secondo me, che ama i tuoi difetti in tutti i sensi, interiori, estetici, quello che vuoi, quello è vero amore. E poi comunque io ho imparato adesso una cosa, che è l'unico modo per amare, per essere amati e essere felici. Io sì, una volta... assolutamente. È la felicità, non ci sono altre risposte. Infatti per quello ti dicevo, ti vedo con un'altra luce, cioè... Ah, guarda che cosa mi ha preparato. Sì, sì, no, ma lui poi... Buono! Sì, ma che ti ha preparato? Mi ha preparato questo camote con... Quest'altro che cos'è? Amore, è sto Mario che è? Buono! Che... Sì, come Paolo. Sempre camote, lo so. Ah, uno è camote e l'altro yucca. Che buono! Che meraviglia! Non vedo l'ora di provarle pure io queste cose! Quando vi verrò a trovare? Ha detto la mia amica, che io también quiero provare quando llega a casa. Quiero provarlo también. Vente in Tulum.
Vieni a Tulum, mamma. Sì, mi incanta Tulum. Lui ha un ristorante comunque qua. Sono stata 4 anni fa a Tulum ed è veramente un posto magico, è bellissimo. È veramente stupendo. Sì. Guarda, io ho dei miei posti, diciamo, ogni volta in tutto l'anno che devo andare per forza. E per me Tulum è uno di quelli. Ti dirò di più. Io dovevo andare... Ma guarda, guarda cosa mi è successo. Praticamente io devo venire qua. Ah, scrivono Bono. Per il tuo ragazzo scrivono Bono. No, lui è bellissimo, veramente. No, lo devo dire. Cioè, lui era un modello prima. Vabbè, si vede. Comunque. Poi dopo, vabbè, lui poi dopo ovviamente ha studiato e tutto, quindi non gli è interessato niente la moda, e si dedica a tutt'altro. Ma lui cosa, è laureato? Sì, ma lui ha proprio anche una università online in tutta Messico, l'ha fatta lui, tipo come se fosse CEPU, è il proprietario. Bravo! Sì, poi è il proprietario di vari ristoranti qua, un sacco di cose. Un imprenditore giovane... Energico, bravo. Ma bravo. E poi il primo lavoro proprio che gli piace adesso, lui sta facendo cortometraggi perché è direttore cinema. Ah sì? Ah, quindi sì. Anche lui è eclettico come te, cioè fa per forza. Sì, eclettico, fa mille cose. E poi sì, lui è proprio, però è proprio filosofo, cioè lui si mette i suoi occhialini, non vuole sapere niente, inizia a scrivere. Prima poi lui è diplomatico. Cioè proprio... Calma il tuo lato più fumentino, no? Calma il tuo... Sì, esatto. Sì, io sono psicopatica elettrica. E abbiamo bisogno di uomini un pochino più così, perché sennò è un disastro. Lui è proprio... Bello. Succede quel che succede. Siete le due metà perfette. Ecco, così siete complementari. E lui ha bisogno anche di un'anima come te, perché con un'altra come lui si annoierebbe. Sì, brava. Sì, esatto. Cavolo. Certo, esatto. Tu gli dai pepe, tu gli dai vita, tu gli dai vitalità, tu gli dai energia. Ma anche tu con Paolo. Allora, ti dico una cosa, eravate così tanto simili, ma io dall'inizio, ti ricordi? Cioè, esteticamente, io dall'inizio dicevo, senti, ma io vedo che fra te e Paolo c'è una grande chiacchiera, e anche quando dicevo, aspetta, ma proprio dall'inizio che avevo detto questi due. È vero. Mi ricordo che una volta l'hai detto. Sai che me lo ricordo? Che l'hai detto. Che mi ho messo anche... Sì. Ma ancora io e là ci stavamo... Io ancora avevo le figure, ti pensavo tutto quello che avevo fuori, così quella poi mi stavo osservando. Ma guarda che è Paolo che ti è venuto tanto a cercare, ma fin dall'inizio. Molto. È Paolo che... Lui non l'ha mai dimostrato, però Paolo proprio si metteva di fianco a te. E non ti voleva sapere, voleva chiacchierare. Insieratezza, non ti sei accorta, ti sei ritrovata dentro a un travolgimento, ma lui era lì che piano piano era proprio, capito? Completamente, ecco, sì. mi ha completamente sommersa. Che vuole? Vabbè, amo, io vado a mangiare, preparo qualcosa. Vai! Do una mano in qualche modo. Magari ci vediamo prossima settimana. Dai, va bene. Ma questa volta... Sì, la prossima settimana facciamo anche qualche esercizio insieme ai miei, mi ero portata tutto. Dai. Così posiziono il telefono in maniera diversa e provo a farli anch'io. Ti va che mi insegni? Brava, assolutamente. Va grande. Bene. Al massimo posso anche Giancarlo così. Vai. Guarda Giancarlo così ti insegna qualche posizione di yoga. Bancio. Vai, portiamo Giancarlo, per settimana, fatta, bella. Ciao Bella. Ciao ragazzi. Ciao Bella. Ciao raga, grazie per essere stati con noi. Mua.